Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Appuntamento con Viaggiando, ben trovati da parte di Monica Celegato. Anche oggi abbiamo il nostro graditissimo ospite che vi presento subito, però prima naturalmente vi ricordo il nostro sito dove riascoltare tutte le nostre puntate, che è www.viaggiandoinradio.it. Allora, ospitiamo quest'oggi Fabrizio Bellucci, che è un accompagnatore di Media Montagna di Zaino in Spalla. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno Monica, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Tutto bene intanto? Benissimo, oh. Ti ringrazio, salute ottima, tempo stupendo. Sì. Il momento giusto per andare in montagna. Esattamente, esattamente. Allora, insomma, tu sei qui proprio per darci delle dritte sulle escursioni, sulle passeggiate in montagna, giusto Fabrizio? Sì, giusto, diciamo, ecco. Che dopo aver raccolto per anni esperienze sul campo, sia come amante della montagna, sia come accompagnatore, quindi come persona che deve in qualche modo prendersi cura dei gruppi che accompagno in montagna, oggi mi piaceva parlare, anche se non in maniera molto approfondita perché l'argomento richiederebbe molto tempo, certo, e sul discorso del bere. Questa è una bella cosa, perché in effetti bisogna sapere come e quanto bere, Fabrizio. Esatto, allora innanzitutto il come, esatto. E noi veniamo tutti quanti da magari da antiche esperienze o di antichi riti, diciamo così, dove nello zaino si accompagnavano bottiglie di vino, per non dire bottiglie di superalcolici, in particolare la grappa, certo. Sempre graditissimi, però il mio consiglio è di tenerlo per la sera, quando uno ha finito di camminare, quindi mette le gambe sotto il tavolo, certo. E appressa la cucina di qualche buon rifugio, e allora lì sicuramente un bicchiere di alcol ci sta. Sicuramente non ci sta quando si va a camminare, mentre si cammina, perché l'alcol è un vasodilatatore, quindi fa disperdere colore, perché oltre agli effetti chiaramente di abbassamento della lucidità che l'alcol produce normalmente, sì, in, certo, ciascuno di noi, per quanto poco, però sai, quando uno va a camminare è sempre meglio che tenga tutti gli occhi aperti e ben vigili, quindi avere i riflessi un po' appannati perché si è bevuto un bicchiere non è proprio un'idea molto furba, no, diciamo. No, direi proprio di no, giustamente. Però diciamo è molto importante portarsi dietro acqua. Acqua in quantità, chiaramente dipende molto da ciascuno di noi, perché ciascuno di noi ha il suo fisico, il suo modo di rispondere allo sforzo, e quindi ognuno di noi ha delle esigenze diverse, però mediamente non bisognerebbe mai andare in giro con meno di un litro d'acqua. E quest'acqua io consiglio molto vivamente di in qualche modo diciamo così, arricchirla con quelli che sono cosiddetti sali minerali. Perfetto. Per un semplice motivo, perché noi quando sudiamo buttiamo fuori non solo acqua, ma anche questi benedetti sali minerali che sono, certo, indispensabili per il nostro metabolismo, e bevendo solo acqua reintegriamo i liquidi, ma non questi sali. Quindi due consigli. Uno, mettere sempre dei sali minerali, che tra l'altro si comprano tranquillamente non solo in farmacia ma anche nel supermercato, prendere questi sali e metterli dentro la borraccia, e l'altro magari mangiare banane. Ecco, una cosa che non c'entra niente, ma la banana è molto ricca di potassio, che in realtà è il sale che la cui mancanza ci fa venire i crampi. Ecco, sì, in effetti sì, gli sportivi docet in questo caso, perché sono grandi consumatori di banane, no? Esatto. Proprio per evitare i crampi. Bene, credo che tu ci abbia detto una cosa molto interessante, anche perché insomma giustamente soprattutto i profani hanno sempre bisogno di impararle queste cose. E invece per quel che riguarda il dettaglio di un'escursione, Fabrizio, che cosa ci proponi oggi?
Beh, oggi vi voglio raccontare di una chicca, della chicca del nostro programma estivo, se non altro, perché è un'esperienza che vorremmo proporre a chi sarà interessato, ovviamente, e niente poco di meno che il Kenya. Sì, parlano del Kenya per il mare, per Malindi, per i parchi naturali bellissimi che questo paese offre, però è un po' trascurato per le montagne che invece ospita, tra cui l'omonima cima che è il Kenya, che però noi non faremo, non faremo perché è una cima alpinistica. State calmi. Esatto, non fatti riprendere da corse spasmodiche. No, il Kenya è purtroppo una cima che richiede un'esperienza, diciamo così, di livello superiore, un'esperienza alpinistica. Noi ci accontenteremo, se accontentarsi è la parola giusta, di una cima che è di 100 metri più bassa, che è la cima Lenana, che sfiori 5.000 metri di quota. Beh, insomma, ecco, quindi hai fatto bene a premettere se di accontentarsi si può parlare, perché insomma, una cima di 5.000 metri è una cima di tutto rispetto, voglio dire, non è che stiamo parlando di un colle, ecco. Sì, ma sia come paesaggi, come ambienti che sono unici. Perché basti pensare che il Kenya, la cima, questo complesso di montagne è di origine vulcanica, per cui ci sono dei colori che sono incredibili. Si trova acqua, uno dice vado in Africa, nell'Africa australe, questo caldo, e invece a 3.000 metri in su vi assicuro che, anzi, dovremmo portarci dietro delle belle giacche a vento, ecco, per poterci godere questa esperienza di santa pace. Beh, e credo, quando che ci siamo, ovviamente, non possiamo non andare a vedere, visto che noi amiamo la montagna, sì, ma amiamo la natura in generale, non possiamo non andare a vedere questi favolosi parchi naturali, tra cui il Masai Mara, che è alla base proprio del Monte Kenya, per cui al ritorno di questo trek, per riprenderci dalle fatiche e per andare appunto a godere di questo bellissimo mondo, passeremo alcuni giorni all'interno del Masai Mara, che offre tutti quegli animali che normalmente si vedono nei documentari. Peccato che li vedremo proprio con i nostri occhi davanti al nostro naso. Insomma, credo sia un'esperienza davvero incantevole. Di quanti giorni, Fabrizio, questa? Si parla di 2 settimane, e sarà a fine luglio, le ultime 2 settimane di luglio. Non ci potremo sentire per radio, vabbè. Già mi scuso con tutti quanti, ma sarò appunto impegnato in questa trek avventura che penso potrà dare molte soddisfazioni. Direi proprio di sì. Dove si dorme, Fabrizio? Allora, si dorme durante la salita, a Nairobi, quando arriviamo si dorme in un albergo a 4 stelle, quindi con tutti i comfort europei. Quando si va a fare il trek si dorme in tenda o in rifugi, e il posto più alto dove si dorme, che è a 4.200 metri, si dorme in un rifugio, perché a quella quota dormire in tenda diventa un po' troppo duro, diciamo così. Mentre durante la permanenza all'interno del parco del Masai Mara dormiamo in quelli che sono definiti campi tendati, cioè sono tende ma che sono decisamente più belle, più confortevoli di casa mia. Basti pensare che nelle tende ci sono dentro le docce, i letti fissi, cioè sono... è una tenda molto ampia, però dotata di tutti i comfort. Beh, insomma, io credo che se potete dovreste proprio farla questa avventura. Comunque ci sono tutte le informazioni sul sito, suppongo, Fabrizio, no? Certamente. Che è www.zainoinspalla.it. Quindi le ultime 2 settimane di luglio, se volete regalarvi questa spettacolare avventura, insomma, Fabrizio vi accompagnerà in questa parte di Kenya, insomma, che è quella meno vista, se vogliamo. Fabrizio, che dire? Beh, intanto ti auguro ovviamente uno strepitoso viaggio e speriamo di riaverti comunque prima o dopo l'escursione, va bene? Su questo non mancherò. Grazie mille, buona giornata. Grazie a te, Fabrizio. Monica. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiandoinradio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiandoinradio.it. Viaggiandoinradio.it. Viaggiandoinradio.it.